Partita di andata dei quarti di finale di Coppa Italia. Pareggio a reti bianche ieri pomeriggio allo stadio Gurrera tra Unitas Sciacca e Athletic Palermo. 1-0-0 che conferma e mantiene l'imbattibilità della squadra neroverde e che lascia aperta ogni possibilità in vista del match di ritorno che si disputerà a Terrasini il prossimo 20 novembre. Bella partita, piena di spunti tecnici e di occasioni da una parte e dall'altra. Primo tempo a chiare tinte neroverdi, con buone chance fallite per poco da Dzeko e da Di Mercurio. Nella ripresa si fanno sotto gli ospiti, in particolar modo con Matera, che per due volte mette in pericolo la porta difesa da Kebà. Pareggio sostanzialmente giusto, con i padroni di casa che hanno dato spazio soprattutto a chi di solito gioca di meno, come Pisciotta, Licata, Margaritini, ieri tra i migliori in campo, e Caternicchia al rientro da un lungo infortunio. Nella ripresa poi spazio a Mistretta, Erbini e Concialdi. A fine partita il tecnico Angelo Galfano si è detto soddisfatto della partita disputata, ma si è soffermato a lungo sulle condizioni pessime del terreno di gioco del Gurrera, con la squadra di casa che tra pochi giorni tornerà in campo in campionato in trasferta a Marineo e che ha la necessità di recuperare non soltanto le energie, ma anche qualche infortunato come ad esempio Niosi. Ascoltiamo il tecnico Galfano. Io credo che è stata una bellissima partita tra due squadre che si volevano superare. Sia noi che loro abbiamo fatto giocare molta gente che magari giocava meno. Io devo fare complimenti a tutti quei ragazzi che si allenano come gli altri che magari giocano di meno e hanno fatto una grandissima prestazione. È normale che poi gli ultimi 20 minuti gente che magari non gioca da un po' fa un po' di fatica. Poi avevamo molta gente fuori per infortuni, quindi non potevo più cambiare. L'ultimo quarto d'ora abbiamo sofferto, però ce la siamo giocata, abbiamo provato sempre a fare la partita, abbiamo avuto le occasioni, così come l'hanno avuto anche loro, quindi io credo che alla fine il risultato sia giusto, il primo tempo è finita così, e quando fai sempre delle buonissime prestazioni contro una squadra del genere non puoi fare altro che fare complimenti ragazzi. Intanto pensiamo al Marineo domenica. Che ho la squadra a pezzi a livello fisico perché due partite in 3 giorni, ragazzi, il campo è veramente, veramente impossibile, è pesantissimo. Quindi dobbiamo pensare a recuperare, perché domenica ci aspetta una partita difficilissima su un campo difficile, una squadra che lotta giustamente per tirarsi fuori. Quindi pensiamo a questo, poi ci pensiamo tra 15 giorni. Ma intanto devo recuperare quelli che hanno giocato, hanno finito 2-3, ma avevano chiesto il cambio e purtroppo non potevo cambiare perché non avevo grosse alternative, quindi adesso cerchiamo di recuperare le energie e qua a fine settimana cerchiamo di scaricare e vediamo chi sta meglio domenica e quelli che stanno meglio li buttiamo dentro.